Benvenuti in un nuovo video. Come sempre metto la mano avanti perché non vi devo spoilerare nulla. Allora, voglio fare una premessa, sì, scusatemi qua. Volevo farvi una premessa. Io non volevo girare questa tipologia di video di nuovo all'Eurospin perché volevo un po' cambiare. Volevo portarvi in un altro supermercato, in un altro svuota la spesa di un altro supermercato, ma per tempo, come ben sapete, l'Eurospin è il supermercato a me vicino, quindi per andare nel supermercato in cui io volevo andare, dovevo prendere la macchina. E quindi, essendo che sono andata a piedi, sono andata all'Eurospin perché mi servivano delle cose urgentissime. Sì, vado velocissimo perché non vi voglio spoilerare nulla, vi voglio portare tutto nel dettaglio, ma anche perché ci sono molte cose che vanno in frigo. Ma iniziamo subitissimo. Allora, qui troviamo i miei adoratissimi nuggets. Abbiamo i nuggets di soia, ricetta vegetariana, fior di natura. Questi qua mi piacciono tantissimo. E anche questa qui, che sono uguali, solo che queste sono la cotoletta, però sono identici. Poi qui abbiamo dei semini di chia. Io mi trovo bene con questo marchio, mi voglio bene, mi piacciono e quindi li acquisto sempre. Poi sono andata specialmente per l'oro e per l'albume, perché li avevo finiti. Questi qua sono yogurt 0% bianco, non li trovavo neanche, invece c'era un'altra confezione sopra e stavo morendo, stavano solo quegli altri là tutti blu e quindi non li trovavo. Io così, no, sono venuta apposta per voi, però alla fine li ho trovati. Quindi questi qua, non mi dilungo, come ben sapete io li adoro e quindi ne ho presi 1, 2, 3, 4, 5. Poi due confezioni di albume d'uovo Delizie del Sole. Questi qui non possono mai mancare, quindi I love you albume. Poi le mie adoratissime Pureo, io le chiamo Pure, ma polpa di mela, mele e mirtillo. Poi una busta di insalata duetto alla julienne, 250 grammi, a me piace tantissimo come ben sapete. Poi questa mozzarella light, questa qua italiani, l'acquisto sempre all'Eurospin, cioè meno 50% di grassi, ottimi valori, io la adoro veramente. E quindi eccola qui, come sapore ottimo, cioè è logico che non è paragonabile a una mozzarella di bufala, però è buona, ce la facciamo passare. Poi il petto di tacchino. Ah, il petto di tacchino, io pensavo di aver comprato quello di pollo, ma vabbè, cambiamo un po' ogni tanto. Ho preso queste fresche fette, petto di tacchino, 140 grammi. Queste qua mai provato perché pensavo che era di pollo, ma vabbè, lo proveremo, sicuramente sarà buono. Poi mia sorella ha preso questo pan brioche, ormai è diventata la sua droga. Marchio Tremolini, a lei piace tantissimo, infatti è morbido morbido. Buono, lei dice che è buono, io no, cioè non l'ho mai assaggiato, quindi ma sicuramente sarà un buono, un pan brioche. Poi mia sorella ha preso questi crostini snack, sempre Tremolini. Io questi qui già vi dissi che mia sorella li ha provati e mi ha detto che sono identici a quelli famosissimi della San Carlo. Io mai assaggiati, però lei dice che sono uguali, quindi se lo dice lei. E poi ho preso 1, 2, 3, 4 e 5, 5 pacchi di gallette di riso di Amo Essere Biologico, fior di natura, io le adoro. E poi due queste qui di farro, sempre visto, erano giusto due cosette perché settimana prossima puoi andare in quel supermercato che poi ho visto che voi adorate, ma non spoilerò niente perché io sono molto cattivissima, manco cattiva, sono cattivissima. E quindi infatti ho preso giusto le cose che mi servivano e quindi settimana prossima spero di fare quello svuota la spesa. E nulla, io spero che anche questo piccolissimo svuota la spesa vi sia piaciuto. Faccio un bacione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!